amici del canale dei robot del giornalista benvenuti a questo nuovo video eh, oggi parleremo di, di quello che vedete davanti anche perché l'interesse per il prossimo eh, grandizer goldrake dell'alpha max è alto e quindi ho pensato che sarebbe stato carino vedere insieme scoprire insieme come sia stato il primo Uh, robottone fatto dal Alpha Max, cioè gigro d'acciaio. Gigro d'acciaio recensione in due parti, in due parti perché Quest'oggi quest vedremo solamente il robot mentre la settimana prossima vedremo il cavallo Antares e come si combinano insieme. Naturalmente, siamo ancora una volta da Anime Toys che ci dà ospitalità. Per cui, volevo ringraziare. Buongiorno, ciao ragazzi, è Gra sempre un piacere avervi. Grazie, grazie, Prego. grazie. Peccato che io sappia benissimo che non è così perché lei ha qui solo due tonnellate di gumpla da sistemare eh. e le siamo capitati tra le scatole. Oggi però sono arrivati sei bancali pesanti. Sei bancali di Gumpla, non è male, non è male. Persino mi batte, penso. Beh, 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 beh. E poi abbiamo il nostro eh, naturale compagno del canale, anima indispensabile che tutti dicono che io tratti male, Koji Kabuto, Koji Kogi. Dov'è? Kogi, Kogi. 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 Ma lei sta volando. Benvenuto Koji. A tutti. Che cosa hai in testa quest'oggi? Ho un ciuski, un ciuski. Un ciuschi di Doraemon Ah, è fantastico! Ma lei eh sì. ass assomiglia anche un po' a Doraimon. Doraemon ha eh? Doraemon nobita. Ah, eh, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, lasciamo Comunque. Ehm... Posso toglierlo adesso. È pronto? Sì. Sono, pronto, sono attento pronto. che vola via. Si eh? attento che vola eh? via. Ecco okay. Bene, ma eh, Koji non è l'unico ospite di quest'oggi perché voi sapete che lo spirito del canale è quello di essere quanto più aperti possibili e eh, conoscerci, condividere la nostra passione per cui dopo un contatto è venuto a trovarci anche 21 Rioma buonasera 21 Rioma, buonasera, 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 amici. buonasera. e parteciperà a questa recensione anche perché eh, Rioma mh, 21 Rioma, ma la chiamerò no, Rioma perché se no 21 Rioma, sì. lei ha questo robono? Sì, 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 sono possessore anch'io di questo robot. quindi potrà darci qualche sua impressione? Assolutamente, ecco, ce ne darà naturalmente anche il buon Koji sì. che però eh, ha visto qualche milione di recensioni e quindi è già molto preparato su sì, questo diciamo che sono col dente avvelenato ecco. lei è col dente avvelenato quindi uh, sì, ma non è corretto eh? non è corretto perché pensi che io questo modello naturalmente come succede spesso non l'ho mai aperto ecco. ne sono venuto in possesso non molto tempo fa perché l'ho preso a un novegro di un paio di mesi fa circa tre mesi fa e non ho ancora avuto occasione di aprirlo anche perché eh, è un pezzo che comunque eh, merita mh, un po' di attenzione. Comunque è un pezzo impegnativo anche dal punto di vista economico, poi ne parleremo. Bene, vogliamo vedere insieme la scatola? scatola di dimensioni ragguardevoli tant'è vero che c'è una maniglia sopra maniglia di plastica a valigetta quindi a valigetta esattamente e le dimensioni appunto sono quelle della valigetta sì. eh, stiamo parlando di circa mezzo metro di abbondante. mezzo metro abbondante sì. Sì, sì. Un, lo... un bagaglio a mano direi un bagaglio a... beh forse, forse in cabina non te lo fanno portare eh, questo... forse in cabina non... sì. vogliamo vederlo di fianco? abbiamo una sagoma di fianco abbiamo una sagoma che ci svela già molto di quello che sarà questo robot cioè una totale reinterpretazione del nostro caro buon vecchio gigrobo d'acciaio tante sono le scelte operate da alfamax eh, sul rendere questo prodotto assolutamente originali tant'è vero che eh, mi è apparso in questo momento la pubblicità di, un, di dei, dei pupazzi di Elden Ring, cosa che sarò costretto poi a comprare. Vabbè. Eh, quello che dicevo è che comunque si tratta di un gigrobo eh, d'acciaio non magnetico, quindi destinato a far storcere eh, il naso ai più, ma che in realtà eh, non ha nella fedeltà a, al personaggio i suoi punti di forza si tratta qualcosa di completamente diverso e andremo a vederlo insieme dietro abbiamo le varie pose dietro abbiamo le varie pose e gli accessori, e gli accessori. quindi vediamo già che eh, è molto trivellato abbastanza missili perforanti a gogo -go. Eh, bazooka Doppio, doppio Bazooka eh, una, sorta, una sorta di scudo quello No, è sempre, è sempre uno dei Bazooka Sì. È sempre uno dei bazooka, la possibilità di replicare la famosa posa a pugni uniti, quella in ginocchio in cui spara il doppio maglio perforante, mm -hmm. eh, una basetta ampia e generosa. Mm -hmm. E poi vedete lui di fronte e di schiena con queste soluzioni ardite che contraddistinguono questo modello. Prego, e già si vede che ci sono dei led. E già vediamo che ci sono dei led. Perché lei lo sa che ci sono dei led. Ci sono dei led non, ha... non solo sul robot, ma anche sugli accessori. Ah, ah sì. E poi mi, pare, mi sì. pare che ci siano delle altre cose che abbiamo visto solo in un gig, in una recensione fatta quando ero su un altro canale. Assolutamente. Tempo fa. Tempi, Tempo fa. Tempi un scope eh. Esattamente. Sappiamo anche che c'è qualcosa che si muove in questo robot. Eh, sì. Qualcosa eh, sì. che si muove. Lei coji, naturalmente, ha portato le pile. Eh, oddio, non ho portato le pile. Lo sa, lo sa che per questo non potrò darle la razione di pane e acqua domani? Eh, vedremo di recuperare le pile durante la recensione va bene va bene io confido in lei confido in lei anch'io Ma... <ride> lei ha fame cogi eh, no guardi ho già mangiato quindi va bene, va, bene, va bene questa settimana sono posto <ride> che meraviglia, <ride> che meraviglia. <ride> va bene nessun Koji è stato maltrattato nella registrazione di questo video va bene va bene cari allora uh, procediamo all'apertura sotto vedete procediamo scusate sotto vedete le classiche scritte in giapponese con <coughs> Il logo di Alphamax, no, non c'è bisogno, non c'è bisogno, okay. il logo di Alphamax che mi diceva, mi diceva caro Koji, sì. Alphamax al di là di questi due robottoni è specializzata in... Allora, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, appunto questo fu il primo modello ispirato sì. a una serie mecha anni 70 o comunque della nostra sì. infanzia da parte di Alphamax. Sì. Alphamax è famosa soprattutto per delle statuine. Molto carine sì. che rappresentano l'universo femminile ah, in okay. un certo Piccolari, senso, particolare ah, okay, abbastanza okay. particolare. Ma sono celebrative dell'universo femminile, sì, abbastanza sì. per la parità di genere, suppongo, sì, sì, sì assolutamente. assolutamente. E per... poi perché fecero eh, qualche anno fa, forse intorno al 2015-2016 o giù di lì, un bellissimo Optimus Prime non okay. trasformabile, dalle dimensioni generose e anche con diverse parti diecast, eh, luci e tutto il resto. E poi fecero anche un megatron poi però Bastard. si buttarono su gig su, jig, su gig e c'era da dire una cosa questo a sfavore di alphamax che quando uscì il pre-order di questo eh, modello che doveva essere il primo modello di lancio per questa nuova linea di gokin eh, purtroppo il pre-order è durato poco più di due anni quindi la gente ha dovuto aspettare per poter finalmente avere tra le mani il loro amato GIG robo d'acciaio Esatto, gigro d'acciaio che dicevo. Eh, voi sapete che io amo i classici e mi, eh, mi spingo sempre molto a favore dei classici. Che io questo robot non lo comprai né in preordine né quando uscì proprio perché, secondo me, di Gig ce n'è ben poco. Ciò, non di meno quando. Eh, in, in, non ho pensato la stessa cosa per il Goldrake. Il Goldrake è sicuramente una reinterpretazione massiccia del nostro caro a, amato Capostipite, però. Eh, lo ricorda molto, sì. lo ricorda molto e ne riprende le linee, eh, gli, gli stilemi gli, gli, gli classici e quindi comunque una volta che ho prenotato il uh, Goldrake ho detto vabbè a questo punto se mai troverò un jig lo prenderò per fare... Uh, per poterlo raccontare e per poterli mettere uno di fianco all'altro. Quindi prima o poi vedremo anche un Grindiser dell'Alfa Max. Assolutamente, sì. assolutamente, quando, quando arriverà, quando, quando, quando me lo spediranno, sicuramente. Poi comunque una volta che l'avremo tirato fuori dalla scatola potremo fare altre valutazioni, altre comparazioni sull'ispirazione di questo gig, che cercherò magari certo. di farle notare, se certo, magari certo. già non lo sa. Certo, ci sarà una grossa discussione, Ma io suppongo, essere. però... E perché aspettare? Quindi possiamo iniziare subito con l'apertura. Chi è che vuole. Ma possiamo farlo anche in quattro mani, no? Quattro mani, quattro mani, due privati. A one. è vero beh, abbiamo, abbiamo, ringare, abbiamo, due, con... abbiamo due piloti è vero non, non ci avevo pensato abbiamo sì, Rioma sì. e Koji Kabuto ma voi andate d'accordo o siete uno contro l'altro guardi no. onestamente non è che si sono mai troppo incrociati i due personaggi eh? sono nei crossover sono nei crossover mm. da che parte vuoi ma mi scusi vedere. guardiamo la, la vetrina davanti che la trovo particolarmente bella allora andiamo a girarlo sì. e solleviamolo oh vabbè la scatola è da Oscar la scatola, la scatola è veramente bella la scatola è gigantesca questo l'abbiamo già visto però devo dire che tirata fuori dal primo stuccio sembra ancora più grande uh -huh. e ti dà l'idea di sono trivelloni da, da 40 cm l'uno e prima sono un... si parlava un missili, di statue <ride> particolari sì sì diciamo che è molto eh. molto è in tema molto molto bello mm. diciamo che rispetto a quello che sembra non sono poi tantissimi pezzi che lo compongono perché abbiamo visto che ci sono solamente le, i due no, no lasciate pure ci sono i due, mh, due missili imperforanti i e due bazooka la e basta e la basetta, e, sì, e la basetta. Sì. E niente di più però eh, in vetrina sembra mh, molto di più e mi scusi Cogi, lei che sa tutto di tutto di tutto e, e di più quel Dimension Hobby International Co Ltd Cos'è? Ma eh, penso che alla fine voglia, voglia significare il logo del DH Alloy, cioè nel senso, eh, noi abbiamo un DH01. Quindi sì. probabilmente loro eh, con DH intendevano Dimension Hobby, che probabilmente sarà comunque l'industria o comunque la fabbrica che ha fabbricato questo jingle. Ho capito. Perché comunque si tratta di Max. Ho capito, ho capito, ho capito. Lo sto ah, deducendo sì. così perché mi sì, viene in sì, mente sì. che è un DH... Ah, lei è ha fatto giuro. una meravigliosa super cazzo. Tant <ride> Tant'è vero che qui in piccolissimo vedo una, una frase curiosa. Che è eh, rappresentativa della loro mission, che è try hard for every excellence, cioè provaci forte per raggiungere dei risultati di eccellenza, insomma o meno una sì, libera sì, traduzione sì. e poi qui su mm, abbiamo un verde chiaro su verde scuro abbiamo uh, il, disegno. il disegno ma in realtà penso sia più di un disegno sì. penso sia il, la rappresentazione in grafica 3d vettoriale del modello, modello. Sì, sì, un po sì. stile ccs toys se ricordiamo i Mm, e... Sì, forse sì. Non dimentichiamo che questo modello esce quando? Due anni fa? Un paio di anni fa, sì. Un paio di anni fa, un paio di anni fa. Quindi comunque arrivava prima dei vari CCS eh, Toys. Che, eh. che è molto prima. Va bene, procediamo, procediamo. Copiamo la sì. finestra, così almeno esce. Dritto. Attenzione che sono due blister uno sopra l'altro. Forse ci conviene da sdraiare lo No, no, va bene così, va bene così. Tiri, va, parte, e voilà e voilà e voilà, voilà bene più o meno stiamo vedendo la stessa cosa che vedevamo prima uh, zoom un attimo perché vorrei soffermarmi sul fatto che vi siano appunto i due uh, bazooka i due missili perforanti il corpo di jig la testa di jig dei piccoli missilini che cosa sono quei missilini e servono per, questi sì, sono, sì, sì, sono dei, degli accessori che sì, si vanno ad applicare sul bazooka se non sbaglio accessori per bazooka delle e antenne. poi sopra abbiamo l'interfaccia cioè la possibilità di attaccare all'articolazione delle spalle i Due uh, missili perforanti, corretto? E no, perché no. i missili vanno sugli avambracci. E allora che diavolo sono quegli accordi? Credo che siano per dei pezzi della basetta per sostenere qualcosa. Sì, ma credo, credo, credo che non... probabilmente questi andranno utilizzati mm. quando nella nostra basetta noi vorremmo esporre il jig e poi tutto il comparto. Ah, ho capito. Sono. E non, non sono Dunque, quelli per attaccarli sulla schiena. Non credo, comunque no. andremo no, a no, vedere. No. No. Bene, questo era il primo blister. Sì. E il secondo nel secondo, blister abbiamo le istruzioni. secondo blister abbiamo le istruzioni che andiamo a vedere Beh, sono di dimensioni generosi sono a colori e poi andremo a vederle un po' meglio nel secondo blister abbiamo tutta una lunga serie di alettoni sì. di ali di spuntoni sì, che diavolo gli sono gli alettoni, alettoni dei missili perforanti poi abbiamo una basetta di dimensioni veramente generose, perché sarà un 30 x 30 cm. Sì, una 25 cm circa. Lei sì. dice? Sì, 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 più sì. O meno, sì. sì, E poi abbiamo i sostegni per i sostegni per il nostro uh, per il nostro ginnasiorico. E questo, questo cosino qui piccolo che cos'è? E quello sì. è per replicare il nacol bomba, c'è cioè il doppio maglio. Ah, sono i parte. pugni, sì. sono i pugni. Ma sbaglio o non abbiamo visto in effetti nessun set di mani? no perché le mani dovrebbero essere articolate le mani sono, sono articolate no. come le vostre perché si vedono benissimo eh, no quelle che avete nello ah. schermo eh, infatti sì anche voi avete delle mani articolate molto bene, bene. procediamo allora proviamo a tirarlo fuori e, e a dare qualche impressione su quello che ci viene in mente così vediamo se c'è lo scotch o se dovrò rischiare le dita come sono. io vi inquadro Qua è okay. ah, mio, posto. Okay, posto. molto bene. Beh, qui non possiamo naturalmente eh, raddrizzare sì, la scatola, e quindi raddrizzeremo il solo il jig, sì. e tu, poi? Sì, sì, Tanto poi finirà nelle mani. Allora, Koji, 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 si fermi, si fermi subito. Impressione: primissima impressione, me la dia lei: primissima impressione, leggerissimo, ah, che disfattista, <ride> quest'uomo. Non è leggerissimo, Koji non è leggerissimo. Beh, diciamo che rispetto alle dimensioni che ci sono, però comunque sia. Beh, è pesante, è un, è pesante come un King Arts. È siamo, un pesante, leggero. Siamo su un uh, mezzo chilo. Poi, seconda impressione, bellissima colorazione. Sì. Bellissima colorazione. Il giallo è decisamente. però, Così. Mm, è ancora imbustato. Quindi è l'onore. No, 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 ma per carità non è questo, è che non, non mi trovo d'accordissimo con il leggerissimo. Cioè, ho sentito modelli molto più leggeri. Mm -hmm. Provi Rioma? Al suo peso, ricordiamoci che Jig è molto sagomato, quindi già di suo ha una silhouette non strapesante. Mm, mm, mm. Ma poi dopo lei ha poi... portato la bilancia, vero? Uh, no. Devo andarla a prendere? Eh, eh giornalista, io non l'ho portata. Allora aspetti, eccola! <ride> l'ho copiata, mi perdoni. Lei aveva il copyright su questo, però vabbè. Ma va lo bene. Lo peseremo quindi, vedremo. Va qua. bene, va bene, va bene. E poi abbiamo la testa, testa che mi permetto di eh, guardare, di tirare fuori dalla plastichina. Ehm, purtroppo con questo. Piede assolutamente tecnologico che mi ritrovo davanti, fatico un po' a inquadrare gli oggetti, ma ci posso provare. No, 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 okay. allora eccola qui. Allora non si può dire che sia brutta, eh, non si può dire che sia gig è <ride> Allora visitata. è un, uh, una testa di un Mecca. Molto molto tecnologica, proiettata nel futuro, eh, con degli elementi che ricordano gig. Vedete le tre alette nella parte superiore della testa mm -hmm. di colore più chiaro, vedete le due ali laterali bianche con degli spuntoni assolutamente esagerate. Vedete che perde lo spessore delle ali laterali che diventano proprio due, eh, sottilette. due sottilette, sì, mm -hmm. sono due alette. E poi nella parte eh, inferiore, nella parte inferiore del volto, diciamo che non ha quei canini, o perlomeno non riesco a rivedere quei canini aguzzi che caratterizzano eh, Gigro Bodacciaio, quanto vedo una sorta di eh, maschera di Gundam, sì, cioè di sì, uno sì, dei sì. mille Gundam che sono usciti. Ecco, eh, ciò non di meno... È armoniosa, è bella, non è brutta, è qualcosa di diverso, qualcosa che non c'era. Sì. Non so se vi possa piacere questa visiera che sporge così tanto in avanti rispetto al, al, al volto, dietro è senza infamia e senza lode, diciamo Vedete, una cosa: giornalista che è, sì, è un concept originale, possiamo sì, dire sì. che però prende molta ispirazione da Shinjig sì. Noi volendo, potremmo anche avere qua una testa di uno Shin Jig sì. Bandai. Tanto per fare un raffronto, e poi su un altro modello che non uscì mai, sì. ma dal quale comunque trae parecchia ispirazioni. Comunque sì. si avvicina molto a quel sì. concept. Che fu il gig mai uscito della Future, sì. ho capito anche il resto di jig ricordo bravo bravo posto, bravo, ma mai bravo. Venduto, mai lei ha raccontato una cosa bellissima Mario, ma lei ne sa qualcosa di più lei è un esperto di future ma no? allora future sì era stato esposto il jig doveva essere super metalloso come i future eh, normalmente ci hanno abituato ad essere con tutti i pro e contro della, sì. della faccenda ma non fu, mai, non fu mai messo in commercio? Abbiamo avuto soltanto queste immagini che si trovano anche su internet di questo gig esposto, mm. sicuramente molto più metalloso di questo, forse anche un po' più di, di, di dimensioni, forse un po' un pelo ridotte, no? Rispetto e a come, mai, come, mai, come mai? non fu mai realizzato? Eh, non lo sappiamo perché poi devo dire che Future si era ehm, mossa più che altro per la rivendita di altri prodotti probabilmente costava ho meno capito. fare così e ho guadagnare capito. di più ecco intanto io voglio far vedere agli amici del canale questi due buchi che mi sono venuti sul dito indice della mano sinistra mm -hmm. che ho semplicemente appoggiato per pochi istanti su Cioè, questo affare ha degli spuntoni che sono veramente pericolosi un'altra cosa che voglio far vedere è che alla base del collo non vi è il solito buco per la ball joint quanto un magnete quindi si parla almeno uno ce l'ha mm -hmm. di magnete e poi abbiamo due chiari contatti elettrici quindi abbiamo probabilmente un sistema per portare corrente a dei led nella testa eh, testa che devo dire mi piace molto proviamo a metterla sul corpo mi dovete aiutare ragazzi scusatemi Posso? Non si offende? Prego. Contatto! <ride> Beh, ma liberiamolo pure dalle plastiche. L'unica cosa è mm, davanti al, in favore di camera, grazie. Okay. E un pelo più lontano. Così, perfetto. Allora, Liberiamo una gamba. Gli spuntoni non aiutano, ma ce la faremo. Seconda gamba. Seconda gamba. Non ce l'ho bene? Eh? Sì, sì, sì possiamo sì. dire di no. È così da anni, credo. Uh -huh. Eh sì, almeno un paio, sì, sicuramente. Eh, sì. qui c'è lo spoccettino che Ecco qua. Ok. E poi, l'ultimo. Beh, eh, mi scusi Rioma, contrariamente alle terribili previsioni di, di Koji, sì. eh, lei lo sta maneggiando tenendolo per il petto. Sì. e lui non si è spostato di un millimetro assolutamente abbastanza stabile non è marionettoso cioè non è affatto, non è affatto marionettoso le gambe sono assolutamente rigide. le gambe sono belle rigide Opla. e questo considerando lo strano design di questo uh, robot ma anche di Jig stesso sì. che comunque ha una figura che è eh, tendenzialmente umana molto antropomorfa molto antropomorfa e quindi con delle gambe che non sono dei cilindri di acciaio ma eh, eccolo qui allora un pelo più indietro scusatemi grazie eccolo qui e qua si è attaccato abbastanza subitamente sì. quindi basta avvicinarlo sì. e lui si attacca il magneto è abbastanza forte ok 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 allora io le posso chiedere cose di tenere un attimo così certo. questa ecco lei può guardare qui grazie Volevo semplicemente guardarmelo un attimo. Beh, non è brutto, ragazzi. È molto stabile. Um... Non è brutto. Non è brutto. Pensate che io, a differenza, ero molto, ero molto prevenuto, devo dire, e il motivo per cui non l'avevo acquistato è che... Mm, non, invece, lo non mi convinceva fino in fondo, anche perché probabilmente ero ancora scioccato dallo Shinjig di Bandai della serie Solo of Chogokin mm -hmm. invece devo dire che questo è un bel modello come, come colorazione come. Sì, sì, sì. vuole farci vedere qualcosa ah, Roma? giusto per allora li, guardiamo li, i, no, no, i, lei... i piedini, okay. piedini i piedini sì. sono molto piccoli sì. eppure oh. senza far nulla è molto stabile ok allora proviamo a vederli questi piedini sono dei piedini effettivamente molto strani quasi da, da scheletro direi Molto lunghi rispetto alla, alla dime, dimensione del robot, ma anche molto, molto esili. Insomma, sì, eh, al gig i piedi proprio non glieli voglio No, i gig. i piedi, gigi, eh. i piedi il, 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 il piede di giga è la pagnotta, ragazzi. Eh, sì. però naturalmente, una pagnotta qui non ci sarebbe stata per nulla. Invece, vedo ancora che della gomma presente nell'articolazione delle, delle gambe eh, e poi sbaglierò, ma mi pare di vedere che le articolazioni delle braccia mm -hmm. siano in plastica. C'è molta plastica in questo modo. C'è molta plastica e direi che anche quelle delle, delle, delle braccia sono in plastica. Ecco, allora, del metallo qui c'è da qualche parte, però non riesco a identificare dove, perché sicuramente tutta la corazza è in plastica. Tutta la corazza è in plastica. Bene, a questo punto io direi che possiamo andare a tirare fuori eh, dalla scatola le trivelle, darci un occhio e poi passare eh, alla visualizzazione in posa. Ecco, vedete questa trivella gigantesca, vedete quanto è grande una mia mano rispetto all'intera trivella, per cui è... È lunghissima questa cosa, è lunghissima. Non è particolarmente dettagliata, è molto giocattolosa, però fa la sua, uh, la sua impressione, anche perché comunque vedete questa, questa fiammata posteriore che suppongo che si illuminerà. E nasconde delle gimmick quella trivellone E nasconde delle gimmick che poi andremo a vedere. Infatti si Ve sente, io ho in mano l'altra tabella, sì. si sente la frizione, ci faccio vedere oggi dove sto girando la punta, diciamo di questo sì. eh, Mac Drill. Eh, si sente la frizione. Beh, allora possiamo, possiamo anticiparlo ai sì. nostri amici a casa, che le trivelle sono motorizzate, esattamente come nel modello della WarScope, noi avremo la possibilità di accendere le trivelle che ruoteranno e con la rotazione, suppongo, si accendono anche i motori e quindi dovrebbero fare un... Oserei dire proprio nel classico stile Alpha Max, vabbè, però comunque mm. possiamo anche glissare su questa sì, cosa. Sì, eh, anche se, e questo è da dire assolutamente subito, nel Goldrake finalmente avremo l'introduzione di una presa USB. Una presa USB che potrà alimentare il robot eh, in maniera comoda, finalmente. Mentre qui con questo gig siamo ancora una volta alle prese con le batterie, batterie che scopriremo, scopriremo tra pochissimo se abbiamo o meno. Intanto io provvederei alla sua messa in posa. A presto! Eccoci qui, cari amici del canale dei robot del giornalista. L'abbiamo posato, l'abbiamo sistemato sulla sua basetta. Ed è stato posato da Rioma. Rioma, lei che cosa ha voluto comunicare con questa posa? Una posa di volo classica, molto briosa. Una, una posa briosa, bello questo, questo <ride> uso. Lei osa una posa briosa. Eh, bene, bene, bene. E adesso, naturalmente, abbiamo ampliato il più possibile il grandangolo della nostra telecamera perché le eh, trivelle eh, i missili perforanti sono particolarmente eh, generosi in termini di dimensioni e altrimenti non avremmo potuto mostrarlo tutto ehm, ma andiamo naturalmente a guardarlo un pelino più nel dettaglio ah, zoomiamo 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 ed ecco qui il nostro jig, jig che ragazzi al di là delle mie più rose aspettative è proprio bello sì. è proprio bello perché eh, riesco a dire che è proprio bello dimenticandomi completamente di avere a che fare con un gig cioè è un bellissimo robot è un bellissimo modello e questo lo dico per tante cose che noi generalmente andiamo ad analizzare e soprattutto i particolari vedete come quanto sia eh, verniciato in maniera impeccabile vedete quanto vi siano dei particolari come per esempio eh, gli ugelli sul petto eh, in rosso metallizzato che vanno a fare questo contrasto con il giallo del il giallo invece normale del corpo di jig Vedete quegli inserti in eh, plastiche trasparenti come il classico, eh, la parte centrale del, dell'uscita del raggio protonico mm -hmm. che si vede benissimo essere giallo. Vedete questi tanti particolari che lo rendono veramente bello. Addirittura l'uso dei due verdi che eh, siamo abituati a vedere soprattutto nella testa e nelle gambe zucchina. Eh, qui viene usato anche per gli avambracci, per, per, scusate, per um, i bicipiti e funziona, funziona molto bene perché vedete, come qui per esempio vi siano due verdi, un verde scuro e un verde acqua, che stanno molto bene. Perde la connotazione zucchina la gamba. Perché eh, non, non abbiamo più verde e giallo, ma abbiamo verde e un verde più chiaro. Mm -hmm. Vedete questi inserti rossi nelle ginocchia e vedete questi piedi che sono, eh, li abbiamo già fatti vedere prima: sono molto sottili, molto esili e molto, molto, molto tecnologici. Come è tecnologico è anche questa, appunto, questa, questa riga verde, che di solito è esclusivamente eh, lineare nella gamba di Jig sì. e invece qui prende delle direzioni differenti quasi a creare una sorta di flusso di energia che percorre eh, l'intera gamba. Vedete come i magneti siano stati simulati eh, nel senso che non sono magneti, ma le articolazioni a palla, la famosa palla eh, cromata delle articolazioni di Jig si veda molto bene anche se e Questo dobbiamo dirlo, ce lo dice lei. Così, uh, lei ha rilevato un difetto nel montaggio delle parti. No, ha visto una cosa molto modesta come soluzione tecnica. ah Lei parla dei, dei giunti in plastica. Sì, sì, dovete sapere che le gambe e le braccia si infilano nel corpo con dei semplicissimi giunti, in plastica. Sì, dei perni più che dei, dei perni. E non è neanche escluso che, che questi perni possano in futuro dare qualche problema di essiccazione o di cambio di eh, volume dovuto alla, alla plastica, alle variazioni delle dimensioni della plastica. Per cui, insomma, diciamo che su un modello di questo calibro e di questo costo, non ne abbiamo ancora parlato, ma ne parleremo, è, è un po' un peccato. È un po' un peccato perché è palese la volontà di fare un modello Uh, premium, un modello eccellente. Uh -huh. E secondo me è riuscita questa cosa. È riuscita, lo vedete veramente da tutti i particolari. Diamo un'occhiata, per esempio, alle mani. Le mani, vedete come siano uh, acuminate queste, queste dita con questi inserti gialli. Addirittura una delle falangi delle mani è gialla mentre le altre sono blu. Il eh, pollice è giallo. Il pollice è anche tutto giallo. Mm -hmm. e vedete quello che vi dicevo prima? degli ugelli cromati è, è, è molto poco il metallizzato, il cromato in questo, in questo modello. Anche se tutte le parti in blu sono lucide e vagamente metallizzate. Ecco, eh, diciamo che nel suo complesso. Possiamo dire di aver visto Gig, che è in questo momento appoggiato sulla sua basettona. Vedete, le trivelle sono lunghissime, sono lunghissime e purtroppo vi do la ferale notizia che non le vedrete in movimento, così come non vedrete accese. I LED di questo modello perché nella scatola non abbiamo trovato alcuna batteria. Esatto. E purtroppo, eh, cosa che sta diventando sempre più frequente per via delle spedizioni eh, da oltreoceano, per cui anche questa volta il canale di robot del giornalista vi delude in questo senso cospargiamoci il capo di cenere però lei mi diceva cose che non è granché no eh, bisogna dire una cosa che questo modello pur avendo appunto diverse batterie a bottone adesso non mi ricordo se 3 4 5 ma eh, di più di, è, più di più molto di più molte eh, di più purtroppo eh, non ha una grandissima resa qualora noi potessimo spegnere tutte le luci e mostrare ai nostri amici perché E eh, allora innanzitutto noi abbiamo eh, se il mio dito non impalla troppo la testolina no. di Gig noi dovremmo avere una lucina negli occhi e questi occhi sono piccolissimi mm -hmm. quindi veramente sarebbe proprio una sottilissima luce che vedremmo mm -hmm. poi dovremmo vedere la luce se non ricordo male anche dal fototonico e anche qui è molto stretta la, ehm, la, la feritoia ecco grazie mm. e poi eh, per quello che riguarda invece i bazooka i famosi bazooka poi andremo a vederli separatamente anche e... lì la luce sì. è molto piccola ma è è anche molto lontana no No, eh, lo vediamo dopo nel momento in cui li montiamo sulla basetta anche perché sono molto 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 grandi comunque stiamo parlando di 3 eh, per trivella 3 batterie per trivella più 3 batterie per bazooka quindi sono 3, 6, 9, 12 più 3 all'interno del corpo eh. può essere sì, forse che abbiamo... bazooka ne vuole una sola ne vuole una sola forse. bazooka? Certo. Una sola. Sono le trivelle che siccome hanno anche il movimento. Ah, ok, eh, ok, okay per il movimento, per, per la il... rotazione della, del sì, motore, sì, sì. sì. Quindi sono 3, 3, 6, 7, 8 e una per il corpo. Ecco, 9. diciamo che sono io 9, 9. potrei sì. dare un piccolo consiglio se l'illuminazione non è granché, quindi risparmiate le luci però perlomeno le trivelle trivellano quindi magari trivelle, un minimo di divertimento sì, si, le si può le trivelle che trivellano sono molto molto belle eh, vi consiglio di andare a vedere qualche altro video dove le fanno <ride> vedere comunque eh, io direi oggi che potremmo farlo girellare potremmo facciamo sì. questo tentativo sì. prima o poi io un modello glielo distruggo ma non sarà questa volta ma non è oggi quel giorno Oh! Abbiamo anche le part Sì, sta parlando delle due fiammate questo al di sotto, sotto dei reattori. Sì, 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 molto bello. Beh, il mio giudizio su questo modello è cresciuto, è cresciuto molto. Eh, ripetiamo, dobbiamo dimenticarci di, del jig classico. Eh, nel momento in cui ci dimentichiamo del jig classico ne viene fuori una bellissima interpretazione. Perché dico così? Ehm, lei giustamente così prima si è riferito allo Shin Jig. Esatto. E probabilmente lei ha assolutamente ragione, cioè vi sono più similitudini con Shinjig di quante ve ne siano con l'originale. Però potremmo far vedere ai nostri amici a casa lo Shinjig di Bandai, guardi, che lei potrebbe. Forse qua non possiamo trovare qualcuno? Ecco, lei potrebbe metterlo, tenerlo in mano certo, qui. Lo, no, così guarda. Non potrei così, mai così, metterlo così, in basetta così, questo così, così. Ok. Ecco, abbiamo qui il, uh, lo Shin Jig della serie Soul of Chogokin GX. Ecco, e vi è molto chiaro quale sia la differenza a livello estetico tra uno e l'altro. Cioè, purtroppo questo modello proprio non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta né nell'anime, a mio avviso, né nella sua controparte più fedele che è appunto eh, il GX di Bandai. Ma guardate come traballa come un. E, e, ma al di là di tutto vedete le proporzioni eh, terribili con queste braccine strettissime rispetto a, al resto del corpo e, insomma se Shinjig deve essere allora molto 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 meglio l'Alphamax torniamo all'Alphamax e vedete quanto sia più armonico nelle proporzioni, quanto sia più bello decisamente, decisamente, decisamente. Ecco eh, a questo punto io monterei sulla basetta, giusto per chiudere questa recensione, anche le parti addizionali cioè i due bazooka in modo da mostrarlo in maniera totalmente completa ai nostri amici a casa. Eh, vogliamo fare una brevissima pausa nel momento in cui Jig ci sarà a favore di camera montato sulla basetta la, il supporto per gli ultimi accessori che non vi abbiamo ancora mostrato che sono i due bazooka e vedete come questo uh, oggetto, questo modello comincia a diventare ingombrante, eh, ma non in senso negativo, anzi pare un diorama, pare una sorta di metal build, no? che dà una, una sua profondità di scena eh, non è bello solo il robot ma tutto quello che prego Rihama ma soprattutto quando vedremo settimana prossima il cavallo sì. vedremo anche che ci sarà un'evoluzione della basetta Un'evoluzione della basetta, molto sì. bene, molto lasciamo bene. Un po di lei, lei ci sta dando delle indicazioni preziosissime su questa cosa. Bene, 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 sì, perché naturalmente se questo gig è bello adesso, immaginiamoci come potrà essere con il suo cavallo. Eh, caro Koji, lei mh, vorrebbe misurarci questo gig in modo da dare un'idea del suo ingombro. Perché lei pensa che io ho portato il metro? Eh, io la vedo, la vedo con un metro in mano, per cui lei non sono... può mentirmi. No, non, sono lei sono non può mentirmi. Volta. Io direi di vedere l'altezza del robot, ma questa, questa, del robot. questa... forse ce la può dire lei. Sì, dovrebbe essere sui 27 cm, comunque eh, facciamo un tentativo. 27 cm, consideri che le gambe sono, le gambe sono piegate. Eh? E siamo sì, sui 27 cm. E allora forse sarà qualcosina in più di 27, perché le gambe sono piegate. Quindi io gli darei un 28. Vabbè, più o meno. Più o meno 28. Cosa le, altro vuole sapere? Le trivelle quanto sono alte? le trivelle raggiungono la bellezza di 32 cm con la fiamma. 32 cm con la fiamma, con ok. La fiamma. E invece in questa configurazione il nostro simpatico gig robot acciaio del Alphamax comprensivo di trivelle, quanto è alto? Ci sta in una Detolf? Eh, adesso andremo a vedere e qua abbiamo la bellezza di 46 centimetri 46 centimetri di altezza siamo a livello mezzo metro eh, vogliamo misurare un ripiano classico di una detolf per favore vediamo abbiamo qua una a caso e siamo a 37 centimetri 37 centimetri means che questo uh, simpatico gig di Max non vi starà in una vetrina di uh, di Ikea, a meno che non compriate quelle, a, quelle più larghe. E l'altra cosa che vorrei sapere in questa, in questa conformazione, ma direi che merita in questa sì, conformazione sì, sì, sì. perché acquista molto e vorrei sapere anche dai due: eh, da bazooka a bazooka, cioè in orizzontale l'ingombro sì, allora l'ingombro basetta diciamo che è 25 cm 25 cm di, di basetta quindi da bazooka a bazooka siamo sui 40 cm 40 cm quindi 46 cm di altezza per 40 di larghezza vuole anche la è profondità? Una bella no, 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 no 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 No, cioè gliel'avrei chiesta ma siccome me l'ha proposta allora io le direi di no perché sono assolutamente antipatico questo lo sa ma le dirò ma lei ha pesato questo jig, Koji? Ma guardi io l'ho pesato. Ah, jig, eh. In salumeria, grazie. tra l'altro. In salumeria, con, la, con so. la giornalista Bilancia, sì, quella della eh, Berkel esatto. certo. Per la mitica Berkel l'abbiamo pesato con Trivelle e sì, Basetta, sì, perché sì, evidentemente sì. non era stato senza possibile, bazooka. senza i bazooka. Eh, siamo sugli 800 grammi, 820. Beh, quindi non è neanche quella disfatta che lei... Diceva. Oddio, la basetta per quanto leggera ha un suo peso, I, bazoo, i i missili perforanti per quanto non pesantissimi hanno il loro peso, secondo Ho me è sui 450 grammi. Ma mi scusi, ma i tanto bistrattati King Arts, che bistrattati perché splendidi dal punto di vista estetico ma leggerini, erano pesanti più o meno come questo, quindi non siamo proprio... Non ma io le faccio messina. notare una cosa però. Lei non ha mai recensito un King Arts con me? Per fortuna a questo punto, direi, <ride> oserei dire per fortuna. Molto bene, molto bene. E, mh, ci facciamo un'ultima girellata per vederlo tutto insieme? Eh? Proviamo, proviamo. Oh, beh, guardate, guardate i bazooka. Tra l'altro, con questi spuntoni rossi che spuntano dai due lati. È veramente bello. Veramente veramente imponente. Facciamo due considerazioni finali, anche sul prezzo. Allora, questo è un modello che è stato messo in vendita: a... 32.700 yen più o meno. OK, me l'avevano proposto in prevendita in Italia sui 450 euro. E più o meno è il prezzo che in Italia è arrivato questo modello, si. Sì. Sì. Ok, prezzo italiano di 450 euro. Prezzo attuale a due anni dall'uscita. Siamo sempre sui 450 euro. Non ha perso, però. Non ha perso, ma non ha neanche guadagnato. troppo guadagnato. Anche perché è un modello che era già molto costoso in origine. Sì. E quindi, difficilmente potrà salire ancora. Forse salirà nel momento in cui uscirà i Goldrake e molti diranno: Vabbè, ah quasi quasi, faccio un pensierino al GIG. È sicuramente un po'. Però la è difficile anche da trovare, però c'è da dire questo. È molto no? difficile da trovare, molto difficile da trovare, in particolare con il cavallo. Sì. Cavallo che possiamo iniziare a mettere sullo sfondo di questo scenario, preparandoci alla recensione che vedrete nella prossima puntata. Perché il cavallo rappresenta forse il maggior punto di forza di questo robot, di cui oggi non avete visto tutto. Ecco, nelle impressioni finali, ragazzi, 450 euro. Eh, valutando come costo medio di questo oggetto 450 euro, cosa ne pensate? È un modello da consigliare ai nostri amici a casa o no? Allora. Per conto mio non è il primo jig da prendere. Non è il, il primo jig da, da prendere. È molto particolare, l'abbiamo visto, ha delle forme che ricordano un po' quelle dei Future, se vogliamo. Mm -hmm. È un modello che si può ben accompagnare ai Future, tranne forse per l'altezza perché è un jig abbastanza alto rispetto soprattutto ai modelli della Future. Certamente il costo è al di là del bene e del male. Mm. Per quello che dà, abbiamo detto c'è molta plastica. Sì. Il metallo è presente ma in una percentuale direi molto ridotta. Deve piacere per le forme. La verniciatura è molto buona. la Verniciatura è davvero molto buona. Molto sì. buona. Anche la scelta cromatica la trovo personalmente molto azzeccata. Il giallo è quel giallo. Mi trova molto d'accordo. E anche i verdi, sì. le tonalità di verde non sono affatto da disdegnare la basetta certamente è generosa, però ripeto: generosa, quali... non bellissima, non be... molto semplice, molto semplice. Ripeto: guadagnerà probabilmente settimana prossima. Ok, ok. Qualità-prezzo: il voto sicuramente è insufficiente. Noi non diamo voti, non diamo voti. Diciamo che se mi pare di aver capito, ma adesso sentiremo anche il parere di Cogi, certo. poi io. Darò una chiusa a tutto quanto. Dica Koji, cosa ne pensa? No, beh, come l'avevo preannunciato, il valore di questo modello, secondo me, è un po' esagerato per quello che offre. Eh, e ritorniamo sempre sul discorso: non ha dei giunti fantastici, non ha ehm, il, il comparto, diciamo, luminario eh, soddisfacente. Eh, questo però comparto però luminario piace, è molto bello difunto, sì. Sì. <ride> fratelli lumi approvano sì. eh, però bisogna dire appunto che sono d'accordo una bellissima colorazione non ho visto punti di sbavature bellissimo. cose di questo genere eh, a mio parere un bellissimo concept addirittura meglio come diceva lei dello Shinjig originale però appunto la cifra italica chiesta per questo modello, secondo me, rispetto a quello che vedremo in futuro, è un tantino esagerata. Ok, eh, vediamo un po' di tirare le somme. Io, caro Koji, non sono completamente d'accordo con lei, ma questo è naturale perché eh, deve essere così. Mi sento di essere più d'accordo con il parere dato da Rion ma perché? Perché questo è un modello nato come premium, come premium e destinato a un segmento molto alto di collezionismo che, tutto sommato, sa che. Per avere prodotti che sono difficili da trovare, che sono prodotti in numero limitato, che sono così particolari, deve spendere delle cifre alte. Quindi è giusto il fatto che non si possa considerare il primo gig ma neanche il secondo, ma eh, dando un giudizio complessivo su questo modello mi ha stupito per la sua bellezza. Eh, non pensavo, non pensavo veramente che sarebbe stato così armonioso nelle proporzioni e così ben fatto e per quanto la sol le soluzioni utilizzate per le articolazioni siano tutto sommato semplici come avete visto non ha perso un colpo cioè non c'è stato un braccio che è caduto non c'è stato un piede che si è mosso è molto non, è molto, molto molto stabile e non, è e non è marionettoso e questo è un altro punto di forza per un modello che comunque è eh, eh, molto davvero molto particolare bene cari amici io con questo vi saluto ringrazio eh, Rioma ringrazio Koji per la sua eh. Koji tra l'altro può venire qui un secondo per favore perché mi dicono mi dicono che io la tratto male eh, e eh, io non, non vorrei, vorrei sapere da lei la verità su questa posizione perché mi sembra che eh, si sia un po' esagerato a riguardo. cioè mm, voglio dire, se lei dicesse al nostro pubblico del canale dei robot, del giornalista che io la tratto davvero male, eh, non vorrei doverle ridurre il pane e acqua che le do tutti i giorni nelle segrete, capisce? Quindi vorrei sapere da lei. Eh, Cosa? Qual è la verità? In nome di Odino! Nooo!